Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Bosso Jack. Questa volta ci troviamo su Turok. Se noi siamo lasciati qui nello scorso gameplay, abbiamo fatto fuori un bel po' di soldati di Kane e siamo più o meno arrivati al luogo dove si trova la navetta. Quindi adesso purtroppo alcuni dei nostri amici sono morti, però io e Shepard siamo sopravvissuti. Non chiedetemi perché, perché uno sicuramente è che si chiama Shepard e quindi deve sopravvivere per forza, e l'altro perché siamo il protagonista. Comunque vabbè, che bello rivedere voi bastardi. Ecco qui i nostri amicetti. Un po' di scaramucce, ma niente di che. È buio? Niente che non potessimo risolvere. La nave deve essere qui dentro. Shepard, apri questa porta. Ci sono, lo aprirò immediatamente. È tutto buio. Ho visti soldati. No. Tranquillo. Resta meglio coprirmi le spalle, visto che sono l'unico a saper pilotare una nave. Vabbè. Muoviamoci. Oh, comunque, cioè, coincidenze io non credo. Sono l'unico a saper pilotare la nave. Sì, dobbiamo muoverci. Vabbè. Insomma, Mass Effect non la piloti, però sei comandante. Però va bene lo stesso. Ed è distrutta. E mo con cazzi. Piano ben riuscito. No, non può essere. E mo? Raptor! E che cazzo, che palle, dai, su, vediteci, vince, dai, su, andiamo, su, soccarico, ah, che bello, quanto ti puzza bene l'arido. Madonna, comunque c'ho l'olfatto un po' leggermente sensibile, se lo sento da così lontano. Ok, oh, no, non morire, no, muori cowboy, muori, no, non è vero, non deve morire, dobbiamo salvarlo. Oh, ehi, tu sei libero, non va bene. Ok, morti? Vabbè, ci stanno pensando loro comunque. Finalmente siamo in 5, che bello, gli ultimi 5 sopravvissuti. Questo con lanciafiamme sta a fare una strage. Dai, dai, vai Slade, vai. Ti fiammo per te, Slade. Ah, quanto è bello fare barbecue di dinosauro. Ecco te, guarda, lasciottare tutti. Mi sa che quello è vivo, mi sa. No, è morto. Oh, questo no però. Questi no. Allora, fuori uno. Poi fuori due, dov'è? Beh, ci avete paura? Ehi, sono qui. Sono un mostro amicetto, dai, su, venite. Oh, vedi? Io voglio tanto bene, guardate il mio braccino coccoloso. Bello il mio braccino coccoloso, Si era un pochino compenetrato né dentro la radice. Un pochino tanto compenetrato, mi dicono, Amico mio, ti senti bene? Madonna santa, che bella mascella che hai. Ok, no, tranquillo, mi stai soltanto inquietando un pochino. Ma un pochino, Ciao, È stato un piacere, Salutate il nostro amico che fa lo yoga. Perfetto. Muoversi! Molto bello quello yoga. Sì, muoversi. Andiamo. Che c'è qua? Qualcun altro che fa yoga? Vai su YouPorn. No, Abbiamo avuto interessanti sviluppi a proposito della tossina. Sarete felici di sapere che siamo riusciti a trasformarla in un gas che risulta estremamente efficace all'aria aperta. Aia. Dopo 20 minuti non c'erano tracce di gas. Ma come cadono a terra? Non siamo potuti rientrare senza pericolo. Signori, credo che abbiamo scoperto l'arma biologica definitiva. La Mandelgrom pagherà un extra quando gli porteremo questa. L'avete capito perché è venuto qui? Quel tipo ha dei seri problemi. No! Ci vorrà un secondo. Ok, all'improvviso dice ci vorrà un secondo per la porta. Credo a ciò che ho appena visto. Cowboy, ci devi credere. C'è sta più nessun altro. Dava una botta incredibile al microfono. Mamma mia. E sta crollando tipo tu. Che cos'era? Di fuori di qui. Via. Corri. Piotta. Ho paura di quello che sta per succedere. Ok, buongiorno. Si può bocca? No, non si può bocca. E ovviamente ci ridividono. Mi pare giusto. Siamo di nuovo con Shepard e... E basta, solo Shepard. Per fortuna che mi sono tenuto il lanciarazzi, da dire. A parte che qui si potrà riprendere, però. Becca, è morto? È già morto. Ma un colpo, va bene. Pensavo che ce ne voleva più di uno. Pure quell'altro ce n'è voluto uno, però. Comunque, pensavo che un paio ce le facevano utilizzare. Ci sono rimasto male. Non posso mettere musichette, le metto io. Vabbè, qui c'era anche una torretta fissa, ma non avevamo bisogno. Comunque, dai, apri la porta, Shepard. Stai toccando il nulla però grande così. L'hai aperta. Dai, andiamo. Abbiamo trovato la strada per il quartier generale di Kane. Invio le coordinate. Dai, vieni. Sì, arriviamo subito. Perfetto, abbiamo trovato le coordinate per la base di Kane. Oh, ma buongiorno a lei.
Come sei aiuto? Bene, muori. Ok, perfetto. La cosa brutta è che qua è tutto buio, io vedo pochissimo. Non so voi, ma io quasi nulla. Va bene, scendiamo nell'oltretomba. Ok, siamo fuori. Fine della strada. Oh, lava. Ah no, bello. Fine della strada. Già mi fa capire qualcosa. Perché se non mi ricordo male, questo qui dovrebbe essere l'ultimo capitolo. E intanto qui il pianeta sta sparando robe di lava. Vivo ovviamente ci stanno i vulcani. Quindi, tiè, guardate che casino che sta succedendo. Guardate qua la lava. No, no, voi no. Voi proprio no, via. E quello è morto male. Ok, va bene, cioè l'ho toccato, l'ho sfiorato con lanciamissili. Oh, I believe I can fly. Ok. Cioè, quello là l'ho sfiorato, è esploso male. Un altro. Muori. Lo sfioro. Lo sfioro e muore. Anche tu balli la yoga? No, ok, perfetto. E che palle, vedete, l'ho toccato. Mo se lo risfioro e muore. Muore. Vabbè, ok, lo sto sfiorando comunque. Da dire. Oh, oh. La lava. Cioè, da qua giù mi ha fatto male, neanche l'ho toccata. Stavo dicendo cose, però con sto casino non lo sento. No. Bene, questa volta t'ho sfiorato, ma non sei morto, da dire. Ti ammazzo così? Sì che ti ammazzo. Ti è becca. È la prima volta che la faccio, giuro. Non l'ho mai fatta. Bellissima. Stessa cosa si poteva fare con gli scorpioni, ma... ehi. Non ci sono riuscito. Ok. Perfetto, la prima volta che abbiamo ammazzato uno di quei cosi col coltello. Belli. No, no, belli. Mo ci stanno pure le mosche che danno fastidio. Ok, no, anzi, le mosche danno un poco fastidio rispetto alle zanzare malefiche. Quindi questa qua è una zanzara malefica, muori zanzara. Vabbè, qui tanto sono infinite, quindi dobbiamo correre, 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 correre. Falle fuori a correre. Ok, vai, 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 mettiamoci il coltello e piottiamo, via, via. Saltiamo, recuperiamo la vita, ok. Corri, 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 corri. Dobbiamo subito il cancello, vado io alla torretta, non ti preoccupa. Ci penso io, ci penso. Ci penso tutti io, mori. Aia. Non mi ricordavo che facevano così male. Infatti mi posso mettere qua dentro, se non mi ricordo male. E proteggermi. Mi devi coprire? Sì, sì, lo so che ti devo coprire. Dove sei? Sei alla torretta. Scusa, se ti devo coprire, perché stai alla torretta? Scusa, vado io alla torretta, ok? Così almeno ti muovi? Ci sto la torretta, eh. Ecco, bravo. Ecco, bravo, vai, va. Cioè, ogni tanto si bugga, vabbè, mamma. Ci stai? Oh, ok, meno male. No. No, vabbè, quando sparate quanto li odio. Ok, dai. Gli spariamo così che è meglio rispetto alla torretta. Spieghiamo colpi, ma fa niente. Hai aperto? Bravo. Bravo, papà, bravo. Così ti voglio. Qui stanno altre munizioni, vabbè. Tanto apri il cancello, dai. Via, via, via. Ci ha messo mezz'ora, però alla fine l'ha aperto. Per fortuna, grande Shepard. No, non siete invitati voi. A parte che neanche passano qui, che questa qua è la nuova zona. Quindi rimangono lì a guardarci. Perfetto. Ok, che c'è? Che c'è? Che c'è sta? Siamo arrivati? Ecco la base. Bella la base. Molto sexy. Di qua. Salve. Roba dall'altra parte. Perfetto. Infatti io mi stavo a dire, ma come entriamo se ci sta il muro? Si passa ovviamente dall'altra parte. Mi pare giusto. Che domande mi faccio io, che c'è sempre una via nei videogiochi. Ok. Coraggio. Coraggio, chi me sto arrivare. Bene. È bella chiusa. E quella è l'entrata. Immagino, no? E infatti, sì. Possiamo entrare nella base da quella grata. Non vedo soldati. Un momento. Eccone uno. Ci devo stare per forza. No! Non me lo ricordavo che moriva. Merda, non me lo ricordavo veramente. Quanto ci rimango male. È stato coso ad ammazzarlo. Ci sta la freccia. Quindi è coso. Come si chiamava? Manco mi ricordo. Ah, merdacce malefiche. Vieni qua. Che t'ammazzo. Ma ci dovete morire tutti. Eppure Madonna. Che poi se gli hanno dato la scia del colpo gli è passata attraverso la spalla. Ma va bene lo stesso. Questo cecchino me lo terrò per sempre, per ricordare il nostro amico.
A parte che mi sto tenendo sto lanciarazzi per ricordarci sempre Logan, però va bene lo stesso. Oh! Una nostra vecchia conoscenza, con bel taglietto che adesso vi farò vedere appena farò fuori sotto... Eh sì, sì, lo so. Appena farò fuori sotto testa di cazzo, dov'è? E là. Bravo. Oh sì, bravo. Così, bravo, pappa tutti, pappa tutti. Guarda, guarda come muore quello. Bravo coglio. No, 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 tranquillo, tanto gli fai danno. Sì, sì. Tranquilli, tanto gli fate danno, v'ho detto. Dai, magnateli, bravo. Guardate, è pure censurato. La montagna censura. Non censura per me, troppo sangue. Non potete guardare. Vabbè, no, facciamo fuori questi. No, no, no. No, devi morire, ho detto. No, Rishu. Vabbè, questo qua praticamente fino a quando non smettono di uscire fuori sti soldati, rimane qui di Rosalo, poi se ne va. E ora possiamo entrare indisturbati e il dinosauro ha fatto tutto il lavoro per noi. Certo, qualcuno l'ho fatto fuori anch'io. Però comunque possiamo entrare indisturbati tra virgolette, perché qui dinosauro non ci può dare una mano. E qui ci saranno un botto di soldati, ve lo dico subito, quindi ci sarà da divertirsi in una maniera incredibile. Perfetto signori, siamo passati dall'altra parte e questo qui ci fa un bocaca incredibile. Mamma mia, ci ho salito. Quello là surprise, motherfucker, questa volta me l'hanno fatto loro, che palle. Ok signori, adesso siamo veramente passati, ormai manca pochissimo. E qui ci sta un nostro amichetto di nostra vecchia conoscenza. Però ho preso un bellissimo RPG, tanto cecchino l'avevo finito. Quindi adesso facciamo così e muore male. Non è vero? Sei morto? Sì. Poi alla fine è tutto fumo, niente arrosto. Andiamo a vedere. Oh, buongiorno. Non fa niente? Ah, beh, beh, buon per me, muori subito. Che me frega. Ok, era pure uno con la minigun, da dire. Ok, dovremmo essere arrivati. Mi pare che qui adesso c'era una porta. Ci dobbiamo proteggere un pochino. Ehi, ehi, tu. Ehi, ehi, no. Cazzo, quelli con la minigun quanto li odio. Mamma mia, e mori. Sì, è morto, è morto, è morto, è morto, è morto. Dai, siamo passati? Ancora vivo? No, 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 c'è le convulsioni e basta. Muori. No, si è surriscaldata. No, si è surriscaldata. No, 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 no. Vai cowboy, tutto tuo. Dai cowboy, dai, 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 che ce la fai. Se c'è la mina un pochino più dritta come la mia, forse riusciresti a farlo fuori, vabbè. Carichiamo, ci prendiamo le munizioni. E cediamo, cediamo, ma proprio tanto. Ok, siamo dentro, siamo dentro, siamo dentro. Qui siamo tranquilli, mi pare, dopo qua. Però appena saliamo mi pare che ci stanno altri nemici. Sicuro. A parte che ci danno un botto di munizioni, quindi ci dicono ehi, ci sono le munizioni, ehi. Quindi arriva un botto di nemici, ehi. Ok, vabbè, saliamo. E qui è nato questa Shepard insieme a Slade, perché hanno già raggiunto il condotto rispetto a noi che ci abbiamo messo 30 anni. Loro c'hanno il potere del teletrasporto, quindi. Anche cowboy c'ha il potere del teletrasporto, quanto pare stava vicino lì. Ok. Intanto dobbiamo fare fuori sti stronzi. Va bene, quanti sono ancora? Allora, lì ce ne stanno altri. Li prendo attraverso il colpo, così almeno li facciamo fuori subito. Facciamo fuori anche quello. Ok, non sei morto, oh, ok. Ora sei, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Vabbè, ce l'avevo in faccia. Ok, perfetto. Abbiamo fatto fuori pure l'elicottero. Cioè il gioco prima ci dice no, prendi il lanciarazzi che sta lì sotto. Poi dopo no, no, prendi il cecchino che sta lì sopra. E alla fine li prendi nuovo il lanciarazzi. Che pa... Oh, aspetta. Vabbè. Meno male che esplode così e non mi ammazza. Ok, perfetto. Possiamo entrare dentro il condotto. Wiii, perfetto, siamo dentro la base. Perfetto, signori. Far breccia. Siamo dentro. E ovviamente il cowboy già stava qua, vabbè. Anzi, loro già stanno lì, perché se io sono entrato per primo, alla fine sono diventato ultimo, vabbè. Dai, vediamo un po' se la tua chiave funziona. La tua chiave funziona. Perfetto, siamo dentro. Spade largo, che ce l'ho io la forza di Hulk, voi non ce l'avete proprio per niente. Ok. Allora, se mi ricordo male, qui ci doveva essere uno. Forse mi ricordo male? Sì, mi ricordo decisamente male. A meno che forse più avanti arriva. Non lo so. Qui che c'è? Non c'è nulla. Fai schifo il gioco. Vabbè, allora. Saliamo a sta scala. Saliamo sopra. Poi saliamo ancora una volta sopra. Qui si può fare esterno perché non sanno che siamo dentro. Sentite. Ci sta anche uno con la solita radio. Ecco, vedete? Eccolo. E l'amico. Addio amico. Ok. Quindi è fuori uno. Siamo dentro. Non sanno che ci stiamo, per fortuna.
Quindi un po' di stealth ci sta tutto. Questa volta vero stealth. Qui ci fanno gli esperimenti intanto con tutti quei scorpioni che abbiamo trovato. Noi abbiamo fatto fuori, eccoli qui. Vediamo un po' se ce ne sta qualcun altro. No, che questi corrono, c'era soltanto quello. Va bene. A meno che mo all'improvviso ci scoprono. Cos'è stato? È uno degli scorpioni che ci fanno gli esperimenti. Mi pare che da lì escono comunque, se non mi ricordo male. Quindi mi mette una bella freccia esplosiva. E se escono base, perciò attenzione. No? Ok. Quindi altro stealth e ovviamente caricamento. Ok, sì, mi ricordo bene. C'è lo stealth, ancora stealth, altro stealth, sempre, per sempre stealth. Ok, allora, non ci hanno ancora scoperto. Tanto ho in piedi, ho accovacciati e ho guai, non cambia nulla. Muori. Mo ci sgamano. No. Non ci hanno sgamato. Eccolo uno, ho visto. Dov'è? È scomparso. Ah, eccolo. No, non ti stanca. Ok, vai. Boom, vede. Ok. Non mi pare che sono finiti, Però io per sicurezza vado con l'arco in mano. No, sono finiti. Così, due e basta. Ammazza, va bene. Me ne ricordavo di più, Ah, ecco, vedi, infatti dicevo. Eccio, non è morto. Non ci hanno sgamato? Sul serio? Non ci hanno sgamato? Come cazzo è possibile? Oh, allora, uno tira la freccia in testa a uno, ok? Cioè, cazzo, ti dovessi girare e dire, oh, che cazzo è stato? No. Anzi, ce ne andiamo, senza problemi. Qua. Ma lo posso ammazzare col coltello? Non mi dico. Ehi. Ci ha scoperto. Ok, se comincia a fare il delirio. Il casino. E va di casino, ma che c'è frega, ma che c'è porta. È festa oggi. Ammazza che casino, veramente. Oh. Sì, mo la te passiamo. Finiti? Morti? Tutti? No, questo non è morto per sé. Dove l'ho sparato? Scusa, dove è andato? Oh cazzo. Boom, tripla, credo. Tutto fumo, niente rosso? No, invece no. Tripla, oh. No. È morto? Sì, è morto. Grande. Oggi c'è una mira da cecchino incredibile. Finiti? No, ma quale... Oh cazzo, questo corre. Mori. Ok, fatto a fare un bel volo, va. Quello con lanciafiamme, quanto lo odio, da 1 a 10, 1000. Gli hai passato attraverso le gambe oppure l'ho lisciato io? Spero che l'abbia lisciato io, Sentite, allora, non mi dovete fare incoglioni, no, perché già siamo quasi 18 minuti, no? Quindi, cioè, alla fine ammazzo questo e beh, saluto signori, perché sennò il video è troppo lungo. No. Perfetto signori, cioè praticamente il gioco mi sta dicendo no. Sta passando troppo tempo. Ti chiudo la porta, ma così chiudo il gameplay. Quindi va bene signori, il video di oggi finisce qui. Vediamo se vi è piaciuto. Niente, ci vediamo alla prossima. Al prossimo gameplay andremo avanti nella base di Kane e andremo a fare un culo grosso come una casa. Ciao ragazzi.